In casa Juve è arrivato l'ultimo giorno di mercato, un mercato entusiasmante, un mercato emozionante, un mercato che vi abbiamo raccontato qui su FCM News Sport sempre e continuamente, vi abbiamo raccontato in tutte le sue sfaccettature, vi avevamo detto occhio perché sarà un mercato grandioso, sarà un mercato vibrante, pieno di emozioni. E così è stato, siamo stati assolutamente di parola, avevamo preannunciato con largo anticipo tutto questo a fronte di tanti invece che vi raccontavano un mercato noioso, non c'erano soldi, sarà come l'anno scorso, e invece no, tutto come preventivato. Ma quale sarà la chiusura del mercato della Juventus? Ci sarà un ultimo colpo? Sarà Sancho? Beh, scopriamolo qui nel dettaglio oggi su FCM News Sport. Io vi ricordo come sempre che se volete essere sempre aggiornati non soltanto sul mercato ma sulle vicende della vecchia signora in maniera costante tutto l'anno, quindi con analisi pre e post partita, aggiornamenti sulle vicende dei calciatori, della squadra, di tutta la Serie A, analisi post partita di tutte quelle che sono le altre competizioni, perché ricordiamoci la Juventus torna in Champions League e ne parleremo anche della Champions League. Ecco che siamo di fronte a un momento in cui la Juventus ha un'ultima speranza per chiudere col botte. Quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate like ai contenuti. Andiamo alla notizia, perché? Perché proprio ieri vi abbiamo parlato della situazione Sancho-Juve e vi abbiamo detto attenzione, calma, perché a fronte di tantissime testate giornalistiche, tantissimi opinionisti e quant'altro sul web o in televisione che parlavano di operazione Sancho chiusa, noi qua abbiamo detto sempre calma. Fino a ieri abbiamo detto calma, me la stanno spacciando come un'operazione definitiva, definita, conclusa, già delineata. Non lo è. Non lo è. Perché? Perché bisogna convincere il ragazzo. E il ragazzo, bene o male, lo hai già convinto, ma soprattutto lo United. Non soltanto per il prezzo, ma anche per il cartellino. In che senso? Solitamente funziona così. Quando compri un calciatore, devi convincere la società per quanto riguarda il prezzo del cartellino. E il calciatore per quanto riguarda il prezzo del suo ingaggio. Quindi, quanto vuoi di ingaggio, il calciatore lo convinci e il calciatore dice sì. Quanto vuoi di cartellino col club e il club ti dice sì. Se hai tutti e due i sì, a posto così. In questo caso i sì erano tre. Due del club e uno del calciatore. Perché? Quello del calciatore era relativamente soltanto al voler venire o meno in quella squadra. Perché essendo un calciatore in prestito, il prezzo dell'ingaggio lo paghi in comproprietà col club. Il club sa che questo ragazzo percepisce tanti soldi e quindi cosa fa la Juve? Deve convincere il Manchester United sia per quanto riguarda l'ingaggio che per quanto riguarda il cartellino. Sull'ingaggio, bene o male, un'intesa si era trovata. Metà lo pagava la Juve, metà lo pagava la United. Bene o male ci si era quasi. Il problema paradossalmente era il prezzo del cartellino, ossia la Juventus ha sempre offerto un prestito oneroso ma secco, tutt'al più con un diritto di riscatto ma non con l'obbligo. Lo United invece dopo l'anno scorso, quindi dopo il prestito del Dortmund l'anno scorso, che poi non lo ha chiaramente riscattato per le cifre esorbitanti, vuole darlo a titolo definitivo e quindi la Juventus, che offriva massimo 4-5 milioni, non riesce ad arrivare ai 10 milioni di euro richiesti dallo United. Operazione quindi che è, come dicono tutti, sì, in una fase di stallo, ma la fase di stallo all'ultimo giorno di mercato rischia di diventare una fase morta, perché evidentemente la Juventus non riesce a raggiungere quei 10 milioni che erano previsti per l'ingaggio. Anche perché, diciamoci la verità, un prestito a 10 milioni, dopo che stai pagando quasi 7 quello di Conceição, è impegnativo. Ricordiamoci, la Juventus sta facendo un mercato alla pagherò, perché tu cosa hai fatto? Hai dato, hai preso Conceição in prestito, poi dovrai riscattarlo l'anno prossimo e si parla di cifre intorno ai 30 milioni. Tutte le altre operazioni sono dilazionate nel tempo, per cui anche quella di Sancho sarebbe un prestito con poi ci sarebbe da rivedere il suo ingaggio. È un'operazione quindi che oggi vi racconteremo durante tutta la giornata, cercheremo di approfondire questa tematica perché è molto importante. Detto ciò, però, è un'operazione che è molto vicina al non concludersi. Sarebbe stata, come vi abbiamo raccontato, la ciliegina sulla torta, perché di questo si trattava, di una ciliegina sulla torta
su una torta che diciamoci la verità è già bella che gustosa, perché lì nella zona della tre quarti la Juventus è già bella che completa, perché l'avevamo raccontato a Ildiz. Ora per esempio sta uscendo fuori la notizia che è ma la Juve se non lo prende anche perché è convinta di poter puntare su un Bangula. Ora non esageriamo, cioè nel senso va benissimo, Bangula ha fatto due buone partite, però ha giocato con Como e con col Verona, ha fatto due buone partite, non ha fatto delle cose straordinarie che ti hanno lasciato senza parole. Francamente, io credo che un club come la Juventus non credo che non vada su un giocatore come Sancho perché ha visto un Bangula con Como e Verona alle prime giornate in cui è ancora tutto relativo. Non diciamoci cose che non sono, anche perché la verità è una, che uno come Sancho te li sposta chiaramente gli equilibri. Bangula potrà crescere, però se vuoi fare veramente all-in su questa stagione, Sancho è il nome giusto. Capisco però la Juve che non ce la fa economicamente, anche perché la Juventus ha speso. È stata brava a spendere il giusto relativamente a operazioni con cui te lo puoi permettere. Vedi, Douglas Luiz si parla tanto di 50 milioni, ma la realtà è che ne hai pagati la metà perché hai inserito dei giocatori giovani che poi si è visto essere non pronti perché l'Aston Villa li sta piazzando entrambi in prestito, cioè cercando di provare a chiudere Baranek in prestito, Ealing è già del Bologna, in prestito annuale di un secco per un anno. Altre operazioni sono anche quelle molto intelligenti. Quella veramente dispendiosa, secondo me, è quella di Koopmeiners. Ma i calciatori forti se li vuoi li paghi. Questo è un modo chiaro per dire le cose, cioè in Europa quando c'è un giocatore forte da prendere lo prendono, spendono i soldi e basta, noi in Italia ogni volta dobbiamo fare i conti in tasca alle società necessariamente, cioè se un giocatore è forte, lo paghi, poi questo è. Detto ciò, Sancho è un'operazione in questo momento molto più no che sì, noi avevamo detto ieri che era molto difficile, certo è che se dovesse arrivare all'ultimo minuto, in questo momento è veramente difficile, però se dovesse arrivare sarebbe un'operazione grossa, a mio avviso. Tra l'altro da lui dipendono anche i numeri di maglia, a mio avviso, perché hanno già annunciato Koopmeiners e tutti gli altri mancano, guarda caso, Nico Gonzalez e Conceição. Si parla di Juventus se sta valutando anche l'ipotesi di poter dare a lui la 7, quindi eventualmente la 7 non andrebbe a Conceição, ma andrebbe a Sancho. Insomma, ci sono alcune situazioni legate ai numeri che sono ancora col punto interrogativo perché ora si è ufficialmente liberata la 7. Abbiamo visto l'annuncio del Liverpool di Chiesa con una stoccata di cui abbiamo parlato anche ieri. Per cui vedremo. Ultima giornata molto intensa di mercato da seguire tutta qui su FCM News Sport.